Cari amici del Sam Channel, buon martedì a tutti. È fallito l'aggancio alla vetta da parte della San Benedettese, almeno questo primo tentativo è andato male. Male perché? Perché comunque la Samp ha ottenuto una vittoria importante contro il Città di Marino. Dicevamo prima di questa giornata che la Samp, tutto sommato, aveva un turno abbordabile proprio perché comunque il Marino era, adesso lo è quasi definitivamente, in eccellenza, visti i pochi punti raccolti in questo campionato. Ci si attendeva sicuramente qualcosa di più da Jesina San Cesario, soprattutto ovviamente dalla Jesina, che di fatto, leggendo la cronaca sul sito ufficiale della formazione Leoncella, ha tirato in porta appena una volta in 90 minuti, tant'è che poi contro i giocatori si è scagliata anche l'ira di diversi dirigenti della Jesina e di alcuni tifosi presenti. Una gara che il San Cesario ha vinto comodamente, un gol per tempo per la Samb, un gol per tempo per il San Cesario. E se per i rossoblù ci ha pensato Sciba sul finire del primo tempo, poi sul finire del secondo tempo ci ha messo lo zampino Gibo, dall'altra parte è forse l'uomo che in questo girone di ritorno sta facendo veramente le cose più importanti per il San Cesario, cioè parliamo di Siclari, che con una doppietta ha deciso l'incontro del match del Carotti, 0-2, un gol per tempo, e dunque il San Cesario che resta più uno sulla Samb. Dicevamo l'aggancio è fallito, però sulla carta ci sono altre tre opportunità per la Samb. La prossima, già da domenica, in cui il calendario davvero riserva un intreccio davvero incredibile. Perché? Perché la Samb e il San Cesario vanno ad affrontare le due squadre che si affrontano per l'ultimo posto utile per i playoff. Insomma, guardando la classifica, proprio così non sembrerebbe, perché di fatto l'Ancona è a quota 53 e la Vispesaro è staccata di ben 5 punti, che comunque a 3 giornate dal termine sembrano un vantaggio importante. Infatti la Vispesa era a quota 48 punti, però su queste due società pende la situazione, il famoso caso Bellucci, cioè con l'Ancona che rischia la penalizzazione e dall'altra parte la Vispesaro che potrebbe avere un più 3 nella sua classifica. Questo permetterebbe, con un di fatto meno 3 per l'Ancona, un più 3 per la Vispesaro, che di fatto la vis andrebbe a più 1 sull'Ancona. E quindi, insomma, in attesa di sapere come va a finire questa storia del ricorso, insomma, queste due squadre devono dare il massimo da qui alla fine, ottenere più punti possibili affinché poi alla 34esima giornata, quindi il 5 maggio, la chiusura del campionato, insomma, non ci siano sorprese e una delle due possa tranquillamente accedere ai playoff senza aspettare ancora le decisioni del giudice sportivo, che tra l'altro potrebbero arrivare anche domani. Una decisione su questo benedetto caso Bellucci, che ormai pende sulla testa dell'Ancona e quindi di riflesso anche della Vispesaro e della Maceratese, se non erro, che di fatto ha giocato proprio contro l'Ancona una di queste partite perdendola. Dicevo che proprio su queste squadre pende questo caso Bellucci ormai dal girone d'andata, e quindi ci auguriamo che, insomma, prima della fine di questo campionato si possa avere una decisione da parte della giustizia sportiva, e a quel punto insomma, fare un po' di chiarezza su quella che è la veridicità della classifica, proprio per quanto riguarda almeno questa zona, la quinta, sesta posizione. Però di fatto il San Cesario ospita l'Ancona nel prossimo turno e la Samb fa visita alla Vispesaro con queste due squadre che di fatto devono fare punti proprio perché c'è questa situazione, c'è questo caso Bellucci che di fatto non fa stare tranquillo l'Ancona e non permette alla Vispesaro di essere certa ormai di dover perdere le speranze per la zona playoff. Dunque saranno due bei incontri. E sulla carta, per molte persone, per molti addetti ai lavori, è di fatto la giornata decisiva, perché poi, per dire il vero, insomma, ci sono altre due giornate, la penultima e l'ultima giornata del campionato, con tra l'altro una trasferta delicata per il San Cesario contro la Civitanovese. Però di fatto potrebbe accadere che la Civitanovese tra una settimana è già salva, quindi insomma potrebbe scendere in campo con, noi ci auguriamo di no, con ben altro umore rispetto a quello attuale, che è un umore di una squadra che comunque deve ancora fare punti. E
Mentre domenica, appunto, sia Ancona che Vispesaro devono, ripetiamo, fare punti per andare avanti in questa corsa playoff. Noi ci auguriamo dunque che domenica questo scontro, composto appunto da queste due partite, possa permettere alla Samba di riacciuffare finalmente il San Cesareo dopo davvero un campionato assurdo, fatto di un inseguimento costante. Di un aggancio, poi le squadre hanno. San Cesareo è ripartita, e poi la Samba l'ha riagganciata, l'ha scavalcata. Poi è il San Cesareo, però, a sua volta di nuovo scavalcato la squadra di Mister Palladini. Quindi, insomma, tante emozioni e soprattutto un campionato altalenante che ha visto un San Cesareo che quasi sempre ha fatto la lepre e una Samba ad inseguire. Ci auguriamo che alla fine la Samba possa prendere questa lepre e mangiarsela. Allora. Andiamo a vedere quello che è successo oggi sul campo. La squadra si è allenata qui alla Riviera delle Palme, temperatura alta, gradevole, giornata di sole. Allora Palladini, proprio approfittando del fatto che domenica la Samba ha un'altra trasferta, quindi non giocherà su questo manto erboso, sfrutta il Riviera per gli allenamenti. E allora la squadra si è allenata qui. Vi diciamo subito che non c'erano Scartozzi e Ianni, per loro. Nuovi infortuni e soprattutto su Scartozzi la squalifica che arriverà era diffidata, è stato ammonito a Marino e quindi non ci sarà con l'Avi Spesaro. Si cerca il miracolo per recuperare Traini onesti o almeno uno dei due per la gara di Pesaro. Oggi si sono allenati a parte, ovviamente la loro disponibilità. Diciamo subito che sarà duro recuperarli e comunque se così sarà lo sapremo di certo solamente domenica. O magari qualche indicazione la può dare la rifinitura del sabato circa le condizioni, soprattutto di Traini. Per quanto riguarda invece il parco attaccanti, siamo al completo. Si sono allenati tutti con Shiba che è tornato al gol dopo che con il Fiten aveva sofferto un pochino, cercando di fatto di non riuscendo a far male alla formazione laziale. Lui che a Civitanova era andato a segno. Non ha giocato Pazzi per la seconda volta consecutiva, col Fiten era squalificato, domenica stava poco bene e quindi Mister Palladini lo ha portato in panchina, Pazzi che ha avuto un virus intestinale che non gli ha permesso di allenarsi bene soprattutto all'inizio della settimana scorsa. Si volta pagina, Vispesaro, una Vispesaro che arriva dopo una brutta sconfitta ottenuta proprio contro il Fiten, un 2-0 che ha lasciato l'amaro in bocca negli uomini allenati da Mister Maggi, perché con la vittoria dell'Ancona la Vispesaro si è vista allungare il distacco dalla formazione dorica e questo insomma influisce pesantemente sul morale dei Vissini. Andiamo allora sul prato delle Riviere delle Palme per vedere alcune immagini dell'allenamento odierno. Thank you.
Dunque, quest'ultima giornata di campionato, come abbiamo analizzato prima, ha visto il divario tra le prime due rimanere di fatto immutato di un punto, mentre continua la rincorsa del Termoli, che però purtroppo per il Termoli ovviamente, per fortuna per la Samba e il San Cesario, vede di fatto le prime due continuare a vincere. Quindi il Termoli che ha sì recuperato 3 punti la domenica precedente a San Cesario, però è ancora distante 5 punti dal San Cesario, 4 dalla Samb, e a 3 giornate dal termine è un distacco forse a questo punto che chiama fuori proprio il Termoli dalla lotta al primo posto. Anche la Maceratese prima della scorsa giornata era una formazione che sembrava di fatto ormai staccata dal primo posto, poi la sconfitta interna con la Renato Guriangolana, che forse è stata un po', diciamo, conseguenza del grande sforzo fatto per battere San Cesario la domenica prima, ha di fatto tolto la Maceratese dalla corsa al primo posto. Quindi adesso i ragazzi di Di Fabio si potranno concentrare sui playoff. E abbiamo sentito Davide Traini che si allena a parte, sta cercando il miracolo per recuperare, per la gara di domenica con la Vispesa. Sapete che la Samba un centrocampista serve come il pane, soprattutto la domenica prossima. Lo abbiamo intervistato per capire quali sono le sue reali condizioni fisiche. Siamo in compagnia di Davide Traini. Allora, Davide, si spera in un tuo rientro per domenica, visto che a centrocampo c'è davvero un'emergenza, peggio che l'Inter, qui si infortunano giocatori solamente nel centrocampo, quindi è lì che c'è bisogno. Innanzitutto, come stai e quali sono le tue condizioni? Dalla settimana scorsa ho iniziato a correre, il polpaccio sembra che stia rispondendo abbastanza bene. C'ho ancora un po' di fastidio, però con i problemi muscolari all'inizio è normale. Adesso valuteremo giorno per giorno, settimana, come risponderà magari all'aumento dei carichi e poi magari fine settimana decideremo insieme allo staff medico, al mister, insomma. Una stagione particolare la tua perché insomma sei partito con un po' di panchina, insomma addirittura io mi permetto di dire qualcuno ha rumoreggiato qui ogni tanto per alcune tue prestazioni, poi come insomma sei entrato in forma davvero, sei diventato un trascinatore di questa squadra, non so, mi aiuti tu a ricordare i tuoi gol perché non me li ricordo, neanche tu. Allora, no, il primo Siamo mi pare sei. con Città di Marino all'andata è stato, Sì. poi Isernia, col San Nicolò, ma non mi Sicuramente. ricordo tutti. Vabbè, comunque tanti, Sì. tanti importanti. E adesso, nel giorno di ritorno, purtroppo questi due infortuni, uno insomma davvero sfortunato all'occhio, tra l'altro vedo che porti ancora sui segni del calcio, e adesso questo infortunio al polpaccio, secondo te insomma come sarà rientrare, magari con il caldo sarà difficile cercare insomma di subito di recuperare il ritmo partita? Ah, sicuramente non sarà facile, però beh, in questo periodo magari cioè, penso che bene o male tutti i giocatori soffrono un po' i primi caldi, quindi da questo punto di vista magari potrei essere un po' più avvantaggiato, perché magari anche se la condizione fisica non è al massimo, però anche gli altri magari potrebbero fare un po' di fatica. Però vabbè, fino adesso in questo mese ho cercato di lavorare sotto il profilo aerobico, ma rifacendo un po' di piscina perché all'inizio non ho potuto correre. Penso che la condizione sia discreta, dai. Senti, invece, vedendo il campionato da fuori, tu hai seguito tutte le partite dei tuoi compagni in queste giornate in cui sei stato assente. Insomma, il campionato dice di una Samb che evidentemente ha dei problemi a livello di infortuni, perché sono tanti i ragazzi infortunati, però anche insomma, San Cesario che di fatto ha meno infortunati, gli addetti ai lavori insomma, segnalano come stenta, non è più il San Cesario dell'inizio del girone di ritorno, e che magari soprattutto si poggia su questo Siclari che nelle ultime gare Sì, sta davvero decidendo fino a questo momento questo campionato. Ci auguriamo che poi non sia così fra 3 giornate. E allora, secondo te, dove si può decidere questa stagione?
Ma sicuramente domenica sarà una tappa fondamentale perché noi andremo a Pesaro, una squadra difficile da affrontare, l'abbiamo già visto all'andata, ci mise in grossa difficoltà nonostante vincemmo 2-0 perché comunque sia una squadra giovane che gioca anche un po' in calcio. E loro avranno l'Ancona in casa che sempre una partita difficile perché comunque sia l'Ancona sta lottando per i playoff. Domenica potrebbe essere forse la tappa decisiva perché se riuscissimo a vincere a Pesaro, poi magari le altre due partite sì, con l'Isernia in casa e a Recanati, Marison potrebbero essere un po' più abbordabili. Sicuramente domenica, secondo me, è la tappa decisiva. Senti, il gioco della Samb com'è cambiato in questo campionato? Perché per forza di cosa all'inizio, e parlo dopo la terza giornata, con un napolano che davvero è partito a razzo, si tendeva sempre a giocare lì sulla sinistra, perché comunque quello che toccava davvero diventava oro, sia in assist che in gol. Poi ovviamente Napolano ha avuto anche lui un calo, e la Samb adesso è comunque gioca su più fronti. Allora, come vedi i tuoi compagni? Insomma, come vedi la squadra in questo momento? Ma guarda, da fuori, cioè, si vede una squadra che comunque sia, magari a tratti riesce a esprimere un buon gioco. Non è facile perché in questo periodo tutte le squadre hanno bisogno di punti. E abbiamo visto 2 domeniche fa con il Fidene, loro sono venuti qui, sono messi tutti dietro, poi non è facile trovare spazi. Poi magari con Giordano è un giocatore che riesce sempre magari a trovare la giocata decisiva come domenica nell'assist a Gibo. Però ci sono anche tanti altri giocatori che hanno ottime qualità che insomma possono decidere la partita in qualsiasi momento. Senti, per chiudere, il San Cesareo abbiamo detto all'Ancona, poi Civitanova, trasferta difficile, poi ce l'hanno in casa. Noi, il contrario, abbiamo due trasferte, la prima a Pesaro, poi in casa con l'Isernia e chiudiamo a Recanati. Sulla carta, secondo te, quale formazione? Cioè, sembrano abbastanza equilibrati come calendari, però secondo te, secondo Traini, quali insidie? O meglio, quale squadra ha il calendario forse più abbordabile o quella che magari è la più difficile? Ah, ti ripeto, noi domenica abbiamo una partita secondo me molto difficile perché la Vispesaro, come detto prima, mi fece una grossa impressione già all'andata. Poi con l'Isernia in casa sicuramente sarà una partita comunque da giocare perché loro avranno bisogno di punti per salvarsi e lo stesso con l'ultima giornata a Recanati, perché comunque sia Recanatese invischiata nella zona playout e magari avrà bisogno di punti per la graduatoria. San Cesario invece, vabbè, domenica l'Ancona che comunque sia penso ci tenga a finire bene questo campionato, nonostante nell'ultimo periodo non ha fatto grossi risultati. Poi andrà Civitanova che anch'essa invischiata nella zona playout e ha bisogno di punti. E magari loro l'ultima partita col Celano ce l'hanno quella un po' più facile, penso. Anche se comunque Celano rischia sempre di doversi giocare la salvezza proprio all'ultima giornata. Quindi, insomma, se ti chiedessi una percentuale circa il tuo recupero per domenica, come sei ottimista tu? Ma guarda, io ci spero perché così il polpaccio lo sento bene. Ancora non ho forzato, cioè non ho iniziato a fare partitine o lavori di rapidità, però i lavori che sto facendo insomma mi fanno essere fiducioso per esserci domenica. Ci auguriamo anche noi. Ciao. Ciao.
Questa puntata del Samb Channel è tutto. Domani doppia seduta d'allenamento per i ragazzi, seguiremo anche quella. Avremo ovviamente ai nostri microfoni altri protagonisti, giocatori, dirigenti e vi diciamo inoltre che nel pomeriggio il presidente della Samb Roberto Pignotti e il vicepresidente Claudio Bartolomei hanno incontrato degli imprenditori milanesi, imprenditori lombardi, che sono interessati all'acquisto del 70% del pacchetto azionario della San Benedettese Calcio. Tra loro c'era anche il sindaco che ha incontrato prima questi imprenditori, poi anche Pignotti e Bartolomei, e chissà che insomma, questo incontro non abbia fruttato insomma, qualcosa di interessante. Al momento non abbiamo notizie circa l'esito di questo incontro, sicuramente ne sapremo di più domani, però era giusto insomma, informare tutto il popolo rossoblù di questa trattativa in corso. Allora, per oggi è davvero tutto, io vi do appuntamento a domani e buona serata.